Vedete, Duilio Ines, io credo che un momento per parlare insieme, per confrontarsi, sia nella coppia un momento assolutamente fondamentale. Ah, sì, credo sì, che questo, ad esempio, sia un momento prezioso. Prezioso. Per me, ad esempio, è un momento molto prezioso. No? Certo, dottore, esatto. Che dà 100 euro a seduta, mi pare chiaro che è prezioso. Ma per piacere, Moia. Intendevo prezioso, nel senso per la costruzione della coppia. Sì, Moia, adesso sempre taccai schei. No, ora che da quando abbiamo iniziato questa terapia, i me schei è sempre più taccai. Smettila. Lei ha la battuta pronta, suo marito. Sì, suo marito è proprio una bella persona, sì, una bella sì, persona. Sì, invece lei è una cara persona. Grazie. Ma io, in realtà parliamo di altro. Sì. Perché ci sono alle volte delle piccole rabbie. Sì, no? Rabbiette. Sì, delle piccole rabbie. Queste piccole rabbie poi alle volte si alimentano, diventano delle rabbie grandissime, insormontabili. Delle rabbione. Diciamo, usiamo rabbietta e rabbione. Ma prima che una rabbietta diventi una rabbiona esattamente, tiriamole fuori immediatamente. Sì. Allora, signor Duilio, mi dica... Rabbiette, fighe e rabbiette. Sì, esatto. Mi dica, signor Duilio, qual è una cosa che la fa arrabbiare nella coppia? Guardi, una rabbietta che ho è che la Ine mi... Come che mi tratta col cibo e a Ine? Questa è una rabbietta. Te si arrabbiata come che te faccio da mangiare? Sono sempre ladri, io spegnatare, te faccio tutto fatto in casa, sì. Te faccio tutto. Poteria leggermi mi spegnato, io poteria chiamarmi da quanto che allora, sono. Cerchiamo di capire, signor Duilio, qual è il problema? Perché mi illude, dottore. Ah, in che senso? Allora, sera va in letto, sì. Ok? Io ho detto, aspetta che guardo nel freezer se per caso c'è qualcosa di snecoso da mangiare. Gelato. E ora non che era la vaschetta e stracciatella. Mi metto in divano, con scuglierino, verso la vaschetta. No, che se mio il minestrone congelato. Ah, abbiamo fatto il minestrone che congelato. Andiamo e ora è uno. A voi occupame. Era ho detto, vabbè, vado a guardare sui biscotti, se trovo qualcosa. Una scatola di latta, qui biscotti al burro. Ho detto, saiamo. Qui è blu. Verso, cosa che era? Spagnoletti, sì. Aghi, fi, sì, sì. Tutte robe per cucire. Dovuto che metto. A voi occupame, dottore. A voi occupame. Ho detto, vabbè, beverò un fiato di succo. Ho visto che c'è una bottiglia di succo. No. Verso il succo sul bicchiere. Verso il succo sul bicchiere. No, che era mio il brodo. Bravo. Mi ho messo brodo. A voi occupame, dottore. E te potevi farlo, Duilio, un minuto, fermavo mio, tanto ieri in letto, certo. Bala una roba. Allora, prima che diventa una rabbiona, è meglio che te copi e occuparti per mangiare. Prima che arrivi a una rabbiona, signor Duilio, lei veda che la signora Ines in qualche modo si prodiga per lei, no? Sì, per cucinare un sacco di cose, no? Prodi. Deve preparare il minestrone. La vita da un altro punto di vista. Ho capito, mica avevo voglia di iato. Mi scusi. Cioè, io che ho capito è la gravità del inseminimento che gode sto uomo. Io che ha chiesto una rabbia che ha rento, che ha tirato. E io questo te che ha parlato a mangiare tutto il tempo. Se ho fame, mangiarò. Che ha ragione mio papà, mi ha detto non sposare che l'ebete perché il pensa solo al mangiare. Mio papà chiamava il genero alimentare, pensa di te. Comunque, invece lei, signora Ina, qual è la sua rabbia più piccola che vuole tirare fuori in questo momento? È mia paura più grande, la rabbia. Sì, la rabbia, è una paura. Paura. Ho paura che sia mona del tutto, dottore. Questo che ho paura, onestamente ho paura di questo. Insieme io del tutto, finito il cervello bruciato, a the end, cefalo piatto, senti, cefalo piatto. Genero alimentare, ho capito adesso. Genero alimentare. Tu. Sali a me? Sì, insieme mio. Tu. Il professionista genere alimentare.